Se l'Italia batte la Repubblica Ceca, conquista con 2 turni d'anticipo la qualificazione al campionato del mondo in programma in Brasile nel 2014, con inizio il 12 giugno del prossimo anno. Un traguardo ancora più significativo che conferma la validità e la brillantezza del lavoro svolto da Cesare Prandelli, 56 anni, che si insediò sulla panchina della Nazionale il 1 luglio 2010 trovando soltanto macerie, dopo il disastro della spedizione sudafricana di quella che allora era la Nazionale campione del mondo e che venne malinconicamente e amaramente eliminata in un girone comprendente il Paraguay, la Slovacchia e la Nuova Zelanda, che si era qualificata a Sudafrica 2010, eliminando la mitica isola di Vanuatu. Tutto questo per dire come Prandelli abbia letteralmente ricostruito la Nazionale dalle fondamenta, dandole un gioco, una personalità, un'identità, uno spirito totalmente nuovo. Il ruolino delle eliminatorie parla da solo: 7 partite giocate, 5 vittorie, 2 pareggi, 13 gol fatti, 4 subiti, miglior attacco e miglior difesa del girone, 17 punti, la Bulgaria è seconda a 7 lunghezze, la Repubblica Ceca, gli Armeni e la Danimarca distaccati di 8 lunghezze. Il ranking, la classifica della FIFA di agosto, colloca l'Italia al 6° posto. Davanti ci sono Spagna, Germania, Colombia, Argentina e Olanda, ma l'ascesa degli azzurri continua. Prandelli, sia pure fra mille difficoltà e sia pure dovendo combattere con l'egoismo dei club sempre pronti a negargli uno stage di 48 ore a Coverciano, contro l'inerzia della Lega e contro una Federcalcio che conta come il 2 di bastoni quando a Briscola comanda spade, ha dimostrato che cosa significhi credere in un determinato calcio e soprattutto valorizzare i giovani che sono messi in mostra in campionato, senza dimenticare il ruolo fondamentale della spina dorsale formata dai veterani Buffon, Pirlo, De Rossi, ricordandosi sempre che quando serve Gilardino segna gol molto pesanti, come quello che venerdì scorso ha affondato la Bulgaria e ha portato l'Italia a 3 metri dal traguardo della qualificazione a Brasile 2014. Ma Prandelli ha svolto un ruolo molto importante anche fuori dal campo, ha riavvicinato i tifosi alla nazionale, ha imposto alla squadra precise regole disciplinari, ha gestito con la pazienza di Giobbe, anzi con più pazienza di Giobbe, la maturazione di Balotelli, simbolo della nuova Italia multietnica. Ha sfruttato l'enorme cassa di risonanza mediatica di cui godono gli azzurri per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche sociali, dalla solidarietà alle donne vittime del femminicidio, alla vicinanza ai terremotati dell'Emilia, al sostegno all'azione pastorale di Papa Francesco, alla lotta contro le mafie e contro il razzismo. L'incontro che si è tenuto domenica a Torino con il ministro Kyenge è stato soltanto l'ultima conferma di questo impegno. Prandelli ha dimostrato sul campo che questa Italia ha un grande presente e un avvenire ancora migliore davanti a sé e che in Brasile andrà per essere protagonista.